Buongiorno bimbe, oggi è il grande giorno in cui vado a farmi i capelli perché sì, è iniziato novembre e anche se mancati poi in realtà un paio di mesi alla fine dell'anno, quindi è tipico, no? Voler fare il cambiamento, il taglio drastico, il cambio di colore a gennaio, ma io ho deciso che lo voglio fare a novembre, anche perché questi capelli ormai non riesco più a darmi pace, non mi piacciono, e cioè non è che non mi piacciono, io amo i miei capelli e tutto quanto, però non mi piace la strada che stanno prendendo. Adesso sono con la coda perché mi sono fatta skincare, non la devo truccare e quindi li ho messi via, però per dirvi non mi piace appunto come stanno evolvendosi, quindi tra poco andremo dal parrucchiere e faremo un cambio di look. Oggi sto facendo tutto di corsa, perché sono andata in palestra stamattina presto, perché chiaramente non volevo andarci questo appuntamento dal parrucchiere, che sarebbe stato no sense, perché cioè, prima di fare i capelli e poi allenarti e ci sudi, no? E ho fatto colazione di fretta, ho fatto la di fretta, ho fatto lo skincare di fretta. però è perché appunto oggi ho l'appuntamento al parrucchiere e in più volevo registrare il video per immortalare questa giornata di cambiamento e condividerla con voi, e quindi sto facendo un po' tutto così veloce questa mattina. Okay, questi sono i miei capelli adesso, che sono pure un po' zozzi, però insomma devo andare dal parrucchiere, quindi hanno uno scarto piuttosto osceno. Ho fatto proprio la cartella Hair Inspo e qua sono tutte le inspo che ho usato per questo, cioè che mi sono salvata per questo periodo. Questo è il taglio che mi piacerebbe un sacco e qua si vede un po' la frangettina che mi piacerebbe. Insomma, me ne sono salvati un po' e quindi vediamo un po' pure che mi dice lui. Pensavo anche a un colore di questo tipo, vediamo. Comunque così avete un overview migliore dei miei capelli. Adesso, dato che prima mi sto facendo un close up troppo vicini, sono parecchio lunghi, vedete? Però sì, mi piacciono lunghi, è uno stile che non avevo da un bel po', da un paio di anni, così lunghi, e quindi adesso mi piace averli così. Però vediamo un po'. Io adesso ho voglia di un cambiamento, quindi quello lo vedremo, solo da vedere fino a che livello mi spingo. Ok, non siete pronte? Sì, questo è il look, cioè non sono convinta, non so se è proprio il mio look. Il colore l'ho scurito e quello lo volevo e vi avevo detto. Poi vabbè, un po' accorciato ovviamente perché le punte erano rovinate, quindi per questo bello. Quindi sì, l'unica cosa che non mi convince molto è questa, che poi io c'ho pure la vertigine in mezzo, quindi non so. Vediamo come ci giocherò, come cioè. Non lo so, mi ci devo chiaramente abituare, quindi ditemi voi. È chiaramente un look diverso da quello a cui eravamo abituate tutte quante su di me. Ok, chiamiamo Giulio. Vediamo. Ciao bambina! Ci sei? Oddio, sì! Vediamo! Vediamo. Vediamo! Ma dici? Ci sta molto diversa. È molto diverso, cioè sembra un'altra. Sembri un'altra, infatti sto uscendo con un'altra ragazza, guarda che è successo. No, secondo me ci sta una bomba, però yeah, it's a big change, it's very different. Sì. Capelli lunghi, comunque belli, bello il colore, belli i ricci. Poi se li levo. Ok, ora che so che almeno a Giulio piaccio, sono piaciuti e gli piaccio ancora, niente, sono contenta. Quindi almeno quello, nel frattempo mi sono fatta anche un cappuccino perché questa mattina non ho fatto in tempo a farmelo e niente, quindi sì. Adesso bimbe, se avete suggerimenti su come sistemarmi questi miei capelli in futuro, fatemelo sapere. No, vediamo. Comunque, oggi devo mettermi un po' a studiare adesso, nel pomeriggio, perché oggi non ho uni, ma domani ce l'ho. Quindi voglio un attimo rivedere gli appunti e tutte queste cose. In modo che domani sto tranquilla di aver visto il programma e mi sento più serena per la giornata.
Vi faccio vedere quello che faccio io quando dico che sistemo gli appunti. Praticamente questo è un file Word con quelle che sarebbero tutte le slide, del professore. E appunto dove io riporto tutto quello che c'è scritto nelle slide, dove poi all'interno ci prendo anche appunti quando sono a lezione, e queste sarebbero le sue slide. E adesso quello che sto facendo è rivedendo appunto il mio appunto Word con le slide, andando appunto a sottolineare, evidenziare, colorare, diciamo, le parti che per me sono importanti e che voglio dargli, diciamo, evidenza. Questo più o meno è il tutto. Mi riconoscete? Sono sempre io. Mi ci sto abituando e adesso non mi dispiaccio. Cioè, dai, ci sta, è divertente cambiare ogni tanto. Prima me l'ha presa un attimo una crisi di identità, ma adesso non mi dispiaccio così tanto. Ci dobbiamo tutti abituare. Quindi, vabbè, fatemi sapere voi che ne pensate. Se vi piacciono, anche se non vi piacciono, se vi sto simpatica, se mi odiate, quello che vi pare, lasciate un commento qua sotto e fatemelo sapere. In ogni caso, l'importante è che io mi ci sto abituando che mi piacciono bene. Quindi adesso quello che farò è prepararmi il pranzo. Mi faccio questo tofumi, che sarebbe tofu affumicato, che io amo, ho preso in un negozietto biologico. Ecco, faccio pure il prezzo così lo sapete. E quindi mi farò questo, se adesso vedo se farlo o alla piastra o lo metto in friggitrice, e poi faccio i miei soliti triangolini in friggitrice con queste protein wraps di Prozis, che amo e sono buonissime, e queste le surgelo, e all'occorrenza, come adesso, ne tiro fuori un paio e le taglio a triangolini e le tosto, super easy, super buono. Ed ecco qua la bowl con il tofu che alla fine ho fatto in friggitrice d'aria ed è venuto super cute e buonissimo, l'ho già assaggiato un quadrettino. E poi ho fatto una bowl qua con sudos, carotine, anche queste fatte in friggitrice d'aria che vengono buonissime se le fate cicciotte, però sembrano tipo patate dolci. E poi melanzane grigliate, ho mischiato tutto e ho aggiunto anche una salsina fatta con questo qua che è Nutritional Whisk, che sarebbe tipo lievito alimentare ed è una sorta di cheesy flavor, quindi ha tipo una sorta di sapore formaggioso, ma è vegano naturale, poi fa benissimo perché è anche fonte di vitamina B12. E sul sito trovate vari gusti e questo è quello in polvere, ma vi consiglio più quello in fiocchi. Poi vabbè, ci sono anche altri gusti, però secondo me quello naturale così semplice è il più buono. Buongiorno bimbe, questa mattina sono andata in palestra e adesso sto per fare colazione che poi andiamo in uni. Sono sempre io con questo capello, quando mi siete abituate, sì, nemmeno io, ma ci faremo l'abitudine. E niente, adesso mi sto riscaldando in friggitrice il blondie, vegan blondie che ho fatto ieri sera, così adesso aggiungo un frutto e poi me lo mangio. Ho usato questi ingredienti qui per farlo. Innanzitutto il mio amato preparato Oats and Vegetables di Prozis, questo al gusto caramello che amo, mischiato con farina d'avena normale. E poi dopo questo che ho preparato per il Golden Milk, che lo sapete che mi piace un sacco aggiungerlo ai miei dolcetti. Poi ci ho aggiunto le Organic Coco Nibs, che sono appunto pepite di cacao crudo buonissime, croccantine. E latte di soia come fonte di liquidi per amalgamare il tutto. E eccolo qui il nostro blondie, praticamente coperto di queste coco nibs, però sono troppo buone. Poi questo connubio è una bomba. Poi qua ci ho messo pure una meletta accanto, così un po' di fibre, vitamine in più, e ci sta qualche coco nibs pure sopra la mela. Ed eccoci qua con la nostra super colazione. Vogliamo fare. L'ho messo a scaldare anche un po' il microonde. E qua è tipo fuoriuscito, adesso farà crack. Comunque vi volevo dire, ieri ho postato la foto su Insta con questo nuovo taglio di capelli e mi avete commentato in tantissime, scritto in tantissime quanto vi piacciono e quanto ci sto bene. E non potete capire quanto piacere mi ha fatto, perché cioè, a parte essere dolcissime, voglio un mondo di bene, vi abbraccerei e bacerei tutte. Però è stato bello comunque anche sentire un vostro responso, sapere che ci state. Perché comunque metto sempre video qua, condivido con voi su Instagram le mie cose, però spesso non è che voi mi rispondete o comunque agite subito, quindi è un po' una cosa silente. A volte, certo, a volte qualcuna mi risponde, mi mandate messaggi e cose così, ma non tutte, spesso non molti di voi commentano, mi scrivono cose così, e quindi io a volte mi sento un po' tipo, non so, un po'
sola in questo modo, cioè. E, però questo mi ha fatto capire che ci state e mi ha fatto davvero piacere, quindi davvero se avete voglia di scrivermi, di commentare le mie foto, di commentare le mie storie, di commentare i miei video, sappiate che a me fa più che piacere, perché mi fa sapere che ci state e che non sto facendo cose così solo per me e per nessun altro. E mi supportare a me fa stare bene, mi fa avere voglia di continuare a farlo, ecco, di continuare a condividere la mia vita, i miei pensieri, quello che faccio, le mie sicurezze, le mie insicurezze, ecco, tutte queste cose. Ora mi faccio caffettino mentre finisco di prepararmi, vado di pumpkin spice. Chissà se faranno un qualcosa per il Natale. Cioè, mo che è finito Halloween, io natalizio, quindi mi aspetto un caffè natalizio espresso. E poi questa razza mi si è tutta rovinata, se sapete come posso dirla così, faremo sapere. Ecco bimbe, adesso mi sono vestita, sistemata tutta quanta, più o meno, diciamo. Sì, ho messo questa giolavetista, prima era felpetta così, molto easy peasy. E poi questi pantaloni qua che li avevo presi a Londra da Primark e sono carini perché comunque sono mezzi elegantini, perché sono tipo clissettati così, non so se vedete. E, però sono comodissimi, quindi mi piacciono un botto. E poi vabbè, le Nike sotto, perché comunque andava di stare comode, insomma. Quindi oggi il look total black, ma molto easy, e vediamo un attimo pure che diranno i miei compagni di uni. Questi capelli mi ci sto quasi quasi abituando, dai, siamo solo al secondo giorno, non sono passate nemmeno 24 ore, quindi vediamo. E come profumo mi metto questo qua che è Gucci by Gucci, è piuttosto vecchio come profumo, di parecchi anni fa, però mi piace un sacco, è tipo così caldo, buono, quindi top. Adesso vado. Allora, io in realtà sono rientrata a casa da un po', oggi in uni sono stata un po' là a studiare e poi ho avuto lezione, quindi sì, la giornata è andata più o meno così. Poi quando sono tornata ho montato un po' questo video qua che stiamo guardando, cioè che state guardando, e niente, quindi questa è stata la mia giornata parecchio piena. Poi oggi il tempo non è stato un granché, quindi ha cominciato pure a fare freschino, ed erano giorni che invece a Roma sembrava estate, assurdo, e forse sta arrivando l'autunno, sta arrivando l'inverno. Vi ricordate quando questa mattina vi dicevo, mentre facevo il caffè, che appunto aspettavo che Nespresso facesse una collezione per il Natale? Mi sa che l'ho chiamata, ragazze, l'ho chiamata, perché non solo ha fatto delle capsule natalizie in collaborazione con Hermès, mi sembra, Hermès, non lo so, comunque in collaborazione con colui, con questo uomo, insomma, in più ha fatto anche il calendario dell'avvento, che io ovviamente ho preso, e quindi a dicembre lo scarteremo insieme, day by day, ogni giorno, e avremo una capsula diversa di caffè da farci, da provare. Quello sarà top, bellissimo, can't wait, non vedo l'ora. I video di dicembre saranno bellissimi, io amo il Natale, prima amo l'estate, l'estate quando non si è in sessione, quindi l'estate quella in vacanza, e poi c'è il Natale ovviamente, e poi c'è l'autunno. Full vibes, bello. Domani poi è venerdì, domani ho di nuovo università, e poi questo weekend però parto e vado a Barcellona, che stiamo con Giulio e stiamo insieme appunto questa settimana, così, così mi vedrà finalmente con questi capelli dal vivo, ecco, e vediamo che impressione gli farò dal vivo, insomma, speriamo bene, speriamo di piacerli. Poi in ogni caso mi viene comunque, perché infatti sta Francettina me l'ha consigliato di farla lui, quindi insomma. Questo era il video di oggi, che io spero vi sia piaciuto, mi raccomando, se è così lasciateci un like che aiuta un sacco, voi non avete idea, proprio l'algoritmo aiuta, e un commentino anche, perché così mi fate sapere che ci siete e che vi interessano questi contenuti, e se avete idee per i prossimi anche fatemelo sapere in un commento, e vi voglio bene. Alla prossima, che sarà molto molto presto. Ciao bimbe, e grazie.